Salta, salta. Brava. Era una mina? No! Non ti credo! L'ho appena detto, però! Salve splendori e benvenuti a questo quarto appuntamento del Red Bull Indie Forge. Il Red Bull Indie Forge è un evento organizzato per l'appunto da Red Bull, creato con l'intenzione di mettere in luce e premiare i migliori sviluppatori di videogiochi indie in Italia. E andiamo subito a conoscere il protagonista di questo video, Vesper. Videogioco sviluppato da Cordance Interactive, si tratta di un platform con elementi puzzle che abbiamo potuto provare lo scorso mercoledì in live sul canale Twitch di Curolili e sul mio. Durante la live abbiamo anche potuto intervistare due membri del team di sviluppo, Matteo e Tommaso, i quali ci hanno raccontato il travagliato percorso e le ispirazioni che li hanno portati a sviluppare Vesper. Al che vi chiedo, da quale gioco prendereste ispirazione per crearne uno tutto vostro? Fatemelo sapere con un commento e iscrivetevi al canale per continuare a seguire Red Bull Indie Forge e non perdervi nessuno dei miei video. Ma ora andiamo a failare salti. Allora vado già ad attaccare il pad, che sennò so già che con mouse e tastiera inizia a diventare ostica. Bocca al lupo, Sara. Grazie, viva il lupo. Questo tra l'altro è già una parte del secondo livello. Ah, quindi non, nella demo non fate vedere subito l'inizio, cioè... Comunque un inizio abbastanza smooth, abbastanza semplice, quindi non è che si inizia in media sabessa. Già vedo i salti. Senza... Sara. Oh, ok, mi posso arrampicare. Ero già lì, no, non ci arrivo di sicuro. Già l'anchietta. Già mi vedevo per terra. Il primo salto, andiamo bene. Allora, io devo guardare perché ho... 4 pad diversi, ognuno per ogni console, ogni volta che ne attacco uno diverso è un dramma. Anche perché dato la X ce l'hanno in 4 console diverse. In posti diversi. In posizioni diverse. Esatto, io impazzisco. Qua ci muore di solito un sacco di gente. Ok. Salta, salta. Brava. C'è una mina? No! Sono morti quella! L'ho appena detto però! Ho visto la prima ma non la seconda, ero l'ignolo, che bello, ce l'ho fatta. Sembrava se si potesse interagire, invece l'ho solo mini, io sono andato a toccarle. Allora, l'arma che poi si otterrà più avanti nella demo, che è un po' l'arma che dà vita al gameplay, essenzialmente permette di fare molte cose con la luce. Quindi le mine, no, se, oltre a essere mine... Mentre tu parlavi, ho letto in chat, ma non c'era un passaggio segreto là sotto? E io per andare indietro sono esplosa. No, vabbè, ma di nuovo... Vabbè. Sara, tranquilla, un respiro. Lo sto facendo per la scienza. Saltino. Oddio, allora. E Y serve per nasconderti e non emettere luce, quindi. Esatto. Per non farmi vedere da quella creatura che. Però suppongo che se okay. Tu stai laggiù, forse. Ah, no, mi sono messa comunque. Qui al buio, guarda, vediamo. No, pensavo che i fiori ti illuminassero comunque, sai? Un problema è stato, ok, perché dobbiamo segnare la zona d'ombra, quindi ci vuole della luce. Però come facciamo a far capire al giocatore che lì si può nascondere? Cioè, è un po' controintuitivo, come dicevi tu. Allora abbiamo detto, allora come vedi quando. Posti dei tuoi panni starei piangendo in questo momento. No, dai, ma forse no, ancora lo stiano l'inizio. Facendo, infatti. Dopo 20 minuti inizierei a piangere. Direi che da questo punto di vista io credo in te, secondo me puoi farcela. Almeno superare. Guarda, credo. Puoi farcela. L'uomo che cade nel burrone. Aspetta, io mo c'ho paura, non sarà una mina anche quella? Non lo so, non testarlo. Non lo so, esatto. No. Non si sa ah, mai. Ok, no, era no, dietro. No! Corri! No, mi ha visto ormai, no. Me ne vado! Sì. No! Non era esplode! Mina, incredibile. Ah, no! Cos'è? Un'altra mina! Beh, cavalcarlo non era una brutta idea, comunque. No, è che sono entrata nel panico perché ho visto che tipo si apriva una cosa. Io sto correndo, ma non ci sono mai. L'idea è proprio che... Raccalta nei burroni. Dovremmo metterlo come suono all'interno del gioco. Tearless, io so già che ti divertirai. Cioè, tipo il montaggio di tutte le volte che cadono i burri. Tipo, pom, 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 no, ci puoi far, tipo... Ho già lo sì. Zoom pronto sul personaggio che si muove sì, e sì. Crolla. Cioè, ci sono delle forme tra le piante che effettivamente ricordano cose che non sono piante. Non so come dire. Sembrano più. Non so se è la mia immaginazione, se sono fulminato o cosa. No, ma... a me dietro, a me sembrava quasi una gru quella che ho visto ad una certa. Esatto, questi qua sembrano tipo due gnomi. Sì, gnomi, a me sembrava degli alien. Anche volendo, io vedo gli potremmo gnomi col cappello molto lungo. Tipo, sai il test di Schrödinger, quello lì che ti fanno vedere le farfalle, tipo, no, sì, le forme, sì. Tu devi dire. Di Rorschach. Rorschach, Rorschach, esatto, di Rorschach. E tu ci vedi gli gnomi, io ci vedo gli alien. L'ultimo salto puoi farcela, è un po' al limite... Ok, devo arrivare proprio al limite. Quando sei vicino a un
a una parete, insomma, e devi saltare oltre quella parete, hai quella frazione di tempo in cui puoi ancora saltare e sopravvivere. C'è questa meccanica del corte jump, l'abbiamo inserita anche noi. A me viene in mente nel contesto più stupido possibile. I parkour di Minecraft funzionano così. Un salto fatto praticamente quasi all'ultimo. Devo arrivare quasi al bordo, in pratica. Ah, vedi perché non riuscivo? Devo arrivare proprio tipo con il piede fuori. Ah, cane. Adesso non mi vedi. Adesso salta e ti viene a prendere. No, vai tranquilla, vai tranquilla. Al massimo ti insegno. Adesso... Aspetta, esatto. Ma quella è una mina. Peggio di così. Io mi ero fermata perché ho trovato un suo fratellino. Sì, però esatto. Un suo fratellino. Però è morto. Sì, dai, lo so che puoi farlo, Sara. Passare attraverso quel laser? Sicura di non volerlo fare? Secondo me non può succedere nulla di ma... Ok, come l'ho detto, scusate. Sono all'arma. Esatto, adesso stai prendendo l'arma, che è la famosa drive gun. Che bellino che si gratta la testa, tipo... Non so come si prende. Aia. Non fatelo a casa, non mettete mani dentro degli scudi olografici. No, esatto, bambini, non fatelo a casa. Se volete fatelo, a vostro rischio e pericolo, però. Allora, io di qua vedo che se passo mi friggono, però vedo che... Cioè, vedi, c'è una luce. Esatto, hai bisogno di, tipo, ottenere una carica da qualche parte per poi spararla là sopra. Esatto. Devo andare indietro, quindi? Sì, qua non c'è nulla, quindi... Indietro no, indietro... Ok. Indietro verso i raggi di luce che ti friggono. Ah, vedi, R5, sì. Aspetta, è un 5 e non un S? Sì, era RS, sì. Ok, no, perché altrimenti tutta la mia vita sarebbe stata una bugia fosse stato un 5 e non una S. Ci sarei rimasto male. Allora, no, allora... devo salire, quindi. Esatto. Puoi salire a servire qua e rispostarlo intanto laggiù. Assorbo, esatto. Vabbè, vedi che ormai sei diventato una questo, pro. Sì, sì, questo proprio pro player. Pro player di Vesper. Sta sbagliando ormai. Neanche un salto ormai. Beh, non ce n'erano. Per quello. Dettagli, questo è un dettaglio irrilevante. Mi sa che devi far fuori il cagnolino. È troppo vicina. L'ho guardato. Mi sono premuto. No, ho premuto RT, ma mi sono dimenticata di mirare. Quindi era tipo RT a caso senza mirare. Ma aspetta, torna. Viene già cominciare a puntare, così quando arriva. Non l'abbiamo fatto in tempo, come non detto. Ma si è suicidato! Ho rotto tutto! Metà strada. No! Follia, vabbè. Questo è il nemico più semplice che puoi trovare. Molto bene. Alla grande. Ho paura che torni la creatura, quindi sono nascosto. Ma lì dovresti essere a posto, visto che sei in mezzo ai fiori. Sì, sì. Tra l'altro dovresti sentirla quando si sta avvicinando. Ecco. Se no, potevi star ferma. Mo ti prende. Too late. I nemici riescono a vedere essenzialmente nella schermata in cui sei. Se gli salti in groppa, diciamo che ti sente arrivare. Volevo passargli così. Dietro, ma non ha funzionato. Io continuo a ripetere che l'idea del cavalcare il robottino cane qua non è una brutta idea. Alla seduta scomoda, forse, visto che ha soltanto la colonna vertebrale. Ti dirò, guarda, in realtà si può anche fare. Se sei bravo e sei capace di saltare bene, c'è la possibilità ciao Sara. Comunque c'è la possibilità di saltare di sopra e fare quello che noi chiamiamo il torero jump, ovvero proprio evitare l'incornata e saltare sopra il cane. La parola chiave in questo caso era il se, quindi Sara, io e te non lo vedremo mai. No, esatto. Che belli questi ascensori con le luci. No! Molto male. Io me ne vado. Non ci voglio credere. Tanto devi comunque riscendere poi, quindi... Esatto, lo so, lo so. Non dici che va lasciata lì? Ah, non puoi più risalire. Allora lo faccio esplodere. Questo vai, non vai, 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 fallo. Facci Yes! Abbiamo capito come va fatto, no? Quindi, soltanto avere... Devo solo aspettare che siano, esatto. Per questo momento... Si è passato. Troppo rapida. Mezz'aria proprio. Alla Willy il coyote che cade, si perde una mica mezz'aria prima. Sì. Prendo il controllo di questo qua e vado a sparare al suo amico. Sopra. Ma mi ha sparato lui! Eh sì, t'ha visto mentre controllava. Mi ha visto. Amico. Ma quindi, geniale, quindi so... dietro. Ah, cioè, quindi addirittura se lui mi vede che io prendo... Cioè, prendo il controllo dell'altro
Lui lo uccide. Che poi io in realtà, per assurdo, sembra strano da dire, ma io ho dei buonissimi riflessi. Perché se mi vedi nei Souls-like... È solo il platform, allora. È solo il platform il mio problema. Te l'ho detto anche l'altra volta, Sara, non è questione di profondità. Sì, è questione di profondità, esatto. Perché i riflessi li ho anche molto buoni. È tutto lì, è tutto lì. Ora non evita di tipo... Secondo me puoi correre dritta e basta. Infatti me ne vado. Beh, comunque siamo quasi alla fine della demo. Devo dire che non è andata male, dai. Poteva andare peggio. Dai, diciamo che ci è voluto un po' all'inizio. Sì, è giusto per prendere confidenza sui salti e capire come e quando saltare. Sai, sta glitchando tutto. Non lo so. È tipo stanco. Flashback. Ah, ecco cos'era quella sfera. Guarda i meteoriti. Quella che si vedeva sullo sfondo prima. Figata!